Questa è la nuova risoluzione presentata al Parlamento europeo il martedì 26 marzo 2019 a Strasburgo. Questo documento di cosa parla? Parla di diritti degli africani. Il testo è stato approvato il martedì 26 marzo 2019. È una risoluzione che significa che è una premessa che è stata accolta, che il Parlamento europeo si caricherà di portare al Consiglio d'Europa per farne una legge. Quando leggi questo documento, hai l'impressione che hai a che fare con un sistema umano, egualitario, equo, perché qui parlano dei diritti fondamentali della comunità europea, sui diritti umani, sulle convenzioni che gli stati hanno firmato per i diritti umani. Tutto questo è bello. Di qui parlano anche di schiavitù. È un documento che vi consiglio di leggere, perché dopo averlo letto uno fa ridere, perché non rispettano nulla di tutto quello che hanno scritto in questo documento. Di due, dietro tutta questa cosa c'è una sola cosa. Legalizzare l'immigrazione. Dire immigrazione è anche sbagliato, è legalizzare il brigandaggio internazionale, è legalizzare la deportazione della gioventù africana per svuotare l'Africa e dopo andare a occuparla. Nel frattempo creare la guerra tra poveri qui in Occidente, tra italiani, francesi, belgi, tedeschi e noi africani. Perché? Perché è semplice. Uno qui in Italia oggi. Il mercato del lavoro, sappiamo tutti che cos'è, quali sono le difficoltà che c'è per avere lavoro. Gli italiani stessi non lavorano, gli immigrati che sono qui da 20-30 anni non lavorano, i giovani che hanno deportato, hanno portato qui, sono nelle fabbriche, li sfruttano, nei campi di pomodoro, in condizione nei campi, sono la stragrande parte è senza occupazione, è sotto gli occhi di tutti, vediamo nulla, tutti vedono, sono sempre in movimento, vedo la gioventù africana allo sbando, sì già non riusciamo a integrare, che stiamo facendo di tutto in questo senso, per cercare di dare una possibilità a quelli che sono già in Europa, modificando le leggi, che non è cosa facile perché bisogna fare tutto all'unanimità, cercando piano piano di inserire gli stranieri che sono già sul territorio occidentale, dopodiché chiudere le frontiere, perché il problema dell'Africa, nessuno ne vuole parlare. Quando leggi questo documento ti parlano di colonizzazione, di schiavitù, di questo, tutta roba inaccettabile. Mentre scrivono queste stronzate, stanno facendo del brigandaggio in Africa. Ultimamente i servizi segreti francesi hanno mandato dei mercenari nel Mali a ammazzare 130 persone, facendo credere che l'etnia Dogon, che ha attaccato l'etnia Peul, può creare guerra tra le diverse etnie, occupare la zona e derubare tutto quello che c'è. Oggi gli africani sanno tutto. Vi dico, questo documento, questa risoluzione è fatta semplicemente per legalizzare la deportazione degli africani, venire a metterli in condizioni di difficoltà, creare guerra questo è cercare di distruggere la società, che è di parlare delle vere cause dell'immigrazione. Nessuno ne parla, nessuno ne parla. Stanno lì a blatterare Silimi, ma nessuno vi ha detto che vuole venire qui. Abolite il francocefa. Andate via da casa nostra lasciandoci vivere in pace e in dignità, in tranquillità. Nessuno verrà in Europa. Se qualcuno verrà in Europa sarà per visitare, per trovare amici. Non c'è un essere umano che ha voglia di vivere fuori di casa sua. State lì a derubare l'Africa, cercate di promulgare documenti così che questo è strettamente legato al Global Compact. Come lo chiamano for immigration? È la stessa cosa. Cercano da tutte le porte passare per cercare di deportare la gioventù africana, facendosi passare per quelli che rispettano i diritti umani. Stiamo vedendo tutti sotto i nostri occhi i cittadini francesi picciati, gasificati. Se non ci muoveremo, se tutti rimarranno tranquilli al posto loro. E che questa risoluzione diventa legge, perché è già successo, loro lo citano anche nel documento, vi consiglio di andare a leggerlo. Se così diventa una legge, questo
legittimare la deportazione dei giovani africani. Tutti il resto che vi diranno sono, saranno cose per manipolarvi. Voi parlate di razzismo, voi parlate di questo, di schiavitù, ma non volete parlare oggigiorno, oggi, dico oggi, le cause di questa situazione. Nessuno ne parla. Io credo che la società civile si deve alzare, informarsi e prendere posizione contro certe cose e aiutarci a sostenere gli africani che lottano per la libertà dell'Africa, perché se l'Africa è libera, l'Europa anche sarà libera. Nessun essere umano si lascia morire. Si continuate di affamare un popolo, è una cosa fatta di proposito per proseguire questo piano diabolico di deportare l'Africa e occuparla. È tutto qui, il resto sono solo prese in giro. Buona giornata a tutti.